Grazie, ci sono altri? Sani. Grazie Presidente, intervengo in dichiarazione di voto perché per parlare del piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Empoli non sono necessari 8 minuti, bastano tranquillamente 5 minuti della dichiarazione di voto. Prima di tutto per un semplice motivo, perché da anni si parla sempre delle solite cose e se ne aggiungono di altre perché mano a mano andiamo avanti a fare degli errori di mancata progettazione, di mancata decisione politica a monte. La rotatoria su Piazza Guido Guerra l'abbiamo già rammentata, no? C'è un intervento dell'assessore Torrigiani che ci dice non ce n'è bisogno, si fa una pista ciclabile e spunta fuori che c'è bisogno di una rotatoria per 300.000 euro. Interrogazione, l'assessore Pasquinucci ci dice si può anche cambiare idea. Sì, certo, però il piano triennale dei lavori serve per questo, serve per programmare su 3 anni, cercando e provando a cambiare idea forse un po' meno. Ma, come ho detto, se ne può parlare molto brevemente, perché non è tanto interessante quello che qui c'è. Successo. È interessante probabilmente quello che qui manca, perché che ci sia bisogno di una parallela alla FIPILI, lo abbiamo detto in tutte le salse, non ci crediamo e non ci crederemo mai, perché che ne possa aver bisogno la nostra città? Forse, ma sicuramente non come priorità sui sottopassi, ma non voglio rubare posto a nessuno, non come priorità su altre opere che sono quelle sì veramente fondamentali per la nostra città, per essere adeguati al 2013. L'esempio l'ho rifatto 500 volte. Sesto Fiorentino è una città delle nostre stesse dimensioni che vive divisa in due dalla ferrovia. Andate a Sesto Fiorentino, vedete i suoi sottopassi e guardiamo i nostri. Come al solito bisogna ringraziare il Granduca di Toscana che nel 1854 ci ha fatto i sottopassi, perché se no probabilmente non ci sarebbe nemmeno quelli. Ma come dicevo, la parte interessante è ciò che manca in questo piano triennale delle opere pubbliche, perché da questo piano triennale delle opere pubbliche non si capisce se staremo ancora in affitto a 350.000 euro l'anno in questo edificio, non si capisce cosa ci si fa di Cinema La Perla, non si capisce cosa si fa dell'ospedale in via Palladini, non si capisce, poi ci si è infilato un PUA e si è alzato i limiti all'infinito, non si capisce cosa si fa sui palazzo di esposizioni. Non si capisce se si ha veramente in mente di finanziare quella rete di piste ciclabili che era prima attaccata giù in questo edificio e poi è stata ritappezzata sopra. Non si capisce perché qui non ci sono e a quello che mi ricordo io le piste ciclabili serve soldi per realizzarle. Pochi o tanti, si può ragionare da chi vengono o da chi non vengono, se ci si mette gli ovetti speriamo di no, oppure se si trova un'altra strada. Ma quella roba lì qui manca. Manca tutta una serie di cose di cui la nostra città ha veramente bisogno. Perché se su via Bisarnella, incrocio con la statale, siamo andati avanti 50 anni con un semaforo, probabilmente si può andare avanti anche per altri 3 anni. Però forse se l'ospedale si è comprato, forse bisognerebbe avere l'idea di cosa farci, forse, perché non credo siano sufficienti 150.000 euro messi per dire ci metto un po' di università, perché lì quello è un investimento importante che, visti i tempi che corrono, si fanno in alternativa a, non questo o quello, infatti l'alternativa è la parallela, sono scelte politiche che voi fate, che però non condividiamo perché probabilmente in un futuro avremo più bisogno di un centro che funziona con un ospedale
che può raccogliere veramente funzioni che servono per la nostra città, per i nostri concittadini, e probabilmente un po' meno, così la vediamo noi, una strada parallela. Strade si sta parlando sostanzialmente di quello. Chiedo un secondo, Presidente, c'era la sirena, chiudo. Chiudo semplicemente dicendo che di quello stiamo parlando. Strade, rotatorie, sempre le stesse cose. Tutto per sostanzialmente errate valutazioni politiche. La rotatoria in piazza Guido Guerra l'ho già rammentata, si chiude in bellezza, si mette la ciliegina sulla torta e si rammenta la strada da 2 milioni di euro cable superstrada, che in una progettazione di visione della città in cui veramente si teneva, e questo lo voglio sottolineare, si teneva allo sviluppo di due aziende importanti per la città, si mettevano in un posto, e c'era, di proprietà pubblica, e c'era, era il Terrafino, dove non si doveva andare a modificare il piano strutturale qualora queste aziende si volessero espandere. Invece ora ci devono dare 1,5 milioni di euro per poi aggiungercene noi come comune 500.000 euro, e qui si chiude la partita dell'ICI, per andare a fare una strada di cui nessuno sentiva l'esigenza se si fosse fatto delle scelte politiche serie e ragionate. Con aziende si potevano espandere nel posto giusto. Quindi, queste dichiarazioni di voto, credo si sia intuito che questo gruppo voterà contrario. Grazie. Bene, grazie Pampaloni.